sono iniziati i lavori di riqualificazione di Via della Pace nella frazione di San Nicolò a Teramo, interventi che prevedono la manutenzione straordinaria dei marciapiedi lungo tutto il viale, dal cimitero alla scuola media, la rimozione di quegli alberi le cui radici avevano sollevato in più punti la pavimentazione degli stessi marciapiedi, che saranno successivamente sostituiti con altri arbusti, e la sistemazione della staccionata che in diversi tratti risulta completamente abbattuta. Marciapiedi, diciamo, non utilizzabili, perché purtroppo chi ha avuto l'idea di mettere questo tipo di piantumazione sul marciapiede non ha fatto i conti che questo tipo di piante porta radici in superficie, e quindi di fatti i marciapiedi, come vedete dalle immagini, non sono più utilizzabili. Quindi questo si creava in continuazione una situazione di pericolo, perché si vedeva mamme con le carrozzine che, diciamo, passeggiavano sul fondo stradale. L'importo dei lavori, che dovrebbero terminare entro l'estate o al massimo entro l'inizio dell'autunno, è di 90.000 euro. Dispiace dover abbattere degli alberi, ma ne andremo a ripiantare lo stesso numero e forse anche qualcuno in più, e quindi cercando di dare risposte poi a queste situazioni diciamo di pericolo. E quindi era un intervento necessario, siamo felici che finalmente è partito, e quindi possiamo ridare sicurezza e tranquillità a chi, diciamo, utilizza questi spazi. L'amministrazione comunale ha anche annunciato di essere al lavoro per trovare i fondi da inserire nel prossimo piano asfalti per rifacimento della strada. Beh, per il momento qui sono previsti gli interventi importanti, se ne come riguarda via Costantini, tutta la pista ciclabile sotto. Speriamo di far intervenire, poi c'è via Michelangelo, se non vado errato, quindi tutto non si può fare, però questo è un primo passo. Magari poi nei prossimi piani asfalti vediamo di inserire anche questo intervento qui di via Costantini. Per il momento sono previsti altri interventi come il rifacimento dei manti stradali.